Ci troviamo nel sestiere dell'Orso Duro, uno dei sestieri più antichi di Venezia. Il suo nome deriverebbe dal fatto che la zona era un tempo caratterizzata da un terreno stabile, meno paludoso che altrove, ovvero dal Dorso Duro. Anticamente la zona era una via d'accesso alla città assai importante e buona parte di quanto proveniva dalla terraferma infatti passava da lì. La parte occidentale del sestiere è costituita dall'isola Mendigola, che fu tra le primissime zone della città ad essere colonizzata dai Padovani, rifugiatisi qui nel VII secolo per timore dei Longobardi. Qui venne costruita l'importante chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, risalente all'XI secolo. Mendicoli deriverebbe appunto dall'isola Mendigola, su cui essa è fabbricata, oppure dei mendici, a indicare le modestissime condizioni di vita degli abitanti, prevalentemente pescatori e artigiani. La contrada godeva di una certa autonomia, rappresentata da un gastaldo, eletto nella chiesa di San Nicolò dai parrocchiani, che veniva in determinate occasioni ricevuto con onore dal doge. Era concesso un proprio stendardo che tuttora esiste sulla colonna all'estremità del campo, a fianco della chiesa, da abbinare a quello della Repubblica, che si onorava del leone alato di San Marco. L'attuale chiesa del XIII secolo, di impianto romanico basilicale a tre navate, fu rimaneggiata nel corso del tempo. All'esterno fu aggiunto nel XV secolo un piccolo portico sul lato settentrionale. Qui vi sostavano in preghiera le beghine o bigotte della confraternita delle Pinzoccare, religiose laiche che non prendevano i voti, spesso nobildonne decadute, donne malmaritate o abbandonate, donne energiche e religiosissime, di certo non bigotte nel senso moderno del termine. Il campanile di linee bizantine del XII secolo, impreziosito da un antico orologio ad una sola lancetta. L'interno è molto ricco. Nel XVI secolo la navata centrale fu ornata con statue in legno dorato, tra le quali spicca il grande crocifisso, e sull'altare maggiore la grande statua di San Nicola Benedicente, della metà del XV secolo. Le pareti superiori sono decorate da un ciclo di dipinti raffiguranti scene della vita di Gesù Cristo, opera di pittori appartenenti alla scuola del Veronese. Sui lati, sopra le colonne centrali, una pregevole raccolta di quadri della fine del Cinquecento, di vari pittori di valore, tra i quali Jacopo Palma il Giovane. Al suo interno è presente il corpo di San Niceta, martire goto, pregevole anche l'organo barocco. La chiesa è dedicata a San Nicolò, vescovo di Mira nella Licia. È il santo patrono delle genti di mare, protettore dei naviganti, invocato contro le tempeste. E quindi a Venezia la festa a lui dedicata, che cade il 6 dicembre, era particolarmente sentita. Tuttora in questa chiesa, durante la messa in onore del santo, San Nicolò in persona regala caramelle ai bambini e si donano tre panini a forma di palla per ricordare uno dei suoi miracoli. Uno dei suoi miracoli ci fa capire perché in quasi tutte le opere d'arte che rappresentano San Nicola si vedono tre sacchi o tre sfere. Si narra che San Nicola aiutò un uomo ricco che, essendo improvvisamente caduto in disgrazia, stava meditando di avviare alla prostituzione le proprie tre figlie, non sapendo come fare a procurar loro una dote. Il santo salvò le tre giovani introducendo in casa, mentre tutti dormivano, tre sacchi pieni di monete d'oro per tre notti consecutive. Un'altra leggenda riguarda il ritrovamento delle sue reliquie da parte di una spedizione navale dei veneziani che, al tempo della prima crociata, si recarono a Mira e non lontano dal sepolcro di San Nicola, che già era stato trafugato dai baresi, trovarono piccoli frammenti ossei del santo. Tornati a Venezia, il santo fu proclamato protettore della flotta della Serenissima e i resti furono custoditi nell'abbazia di San Nicolò del Lido, dove sono ancora oggi. In questa contrada avevano la loro sede i Nicolotti, una delle fazioni del popolo veneziano, acerrimi rivali nella fazione dei Castellani, abitanti all'estremo opposto della città, nella zona di San Pietro di Castello. Cintura e berretto neri li distinguevano dai Castellani, che li portavano di colore rosso. Eccoci arrivati al Ponte dei Pugni. Almeno una volta all'anno le due fazioni si scontravano violentemente sul Ponte dei Pugni, in una tradizionale battaglia mai nuda. Qui restano ancora a testimoniare tale usanza le impronte di pietra bianca per stabilire le posizioni dei contendenti. A Venezia ogni isoletta ha una sua chiesa e un pozzo nel quale un tempo si raccoglieva l'acqua. L'isola che ospita la chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, chiamato in veneziano San Trovaso, di pozzi ne ha ben tre. Uno si trova di fronte all'ingresso principale della chiesa e risale al Cinquecento, gli altri due sul lato lungo risalgono al XV e al XIII secolo. Proprio al più antico è collegato un delitto passionale tra i più celebri delle cronache veneziane. Il 14 giugno del 1779 al suo interno fu ritrovato il busto di un uomo. Gli arti che erano stati tagliati furono rinvenuti poche ore dopo in altre zone della città.
Grazie alle indagini si scoprì che i responsabili erano la moglie dell'uomo e il suo amante, un giovane friulano che lavorava in laguna. Entrambi furono giustiziati in piazza San Marco. Vi mostro un dettaglio che si affaccia sul canale, il cippo in pietra d'Istria. Si tratta di un cippo portapennone, fu realizzato in occasione dell'indipendenza italiana dell'ottobre del 1866, proprio come scritto su uno dei lati. A San Trovaso troviamo uno dei più antichi e famosi squari veneziani. Risale al 600, è uno dei pochissimi squari ancora in funzione a Venezia. Lo squaro è il cantiere dove si costruivano e riparavano le imbarcazioni di dimensioni contenute come gondole, pupparini, sandoli e altri natanti tipici della tradizione navale veneziana. Ogni gondola con la sua forma simmetrica deve rispettare la lunghezza massima di 11 metri 35 cm e la larghezza massima di 1 metro 42 cm. Può essere composta da ben 280 parti tutte in legno, rovere, olmo, abete, ciliegio, larice, mogano, tiglio e noce. Il colore predito della Repubblica dal XVII secolo è rigorosamente nero al fine di contenere le bizzarrie dei nobili benestanti e delle loro gare alla ricerca del lusso più sfacciato. Una curiosità, l'edificio ha la forma tipica delle case di montagna, dovuto al fatto che i maestri d'ascia che vi lavoravano e vi alloggiavano avevano origini cadorine. Camminando lungo il canale della Giudecca, a Dorso Duro, si incontrano le fondamenta del ponte Cabalà. Il nome non si deve a caso a una famiglia nobile, come accade spesso qui a Venezia, ma una sorta di anagramma. Cabalà, infatti, sta per baccalà. Lì vicino, infatti, c'erano i vecchi magazzini del sale e in molti si conservava il baccalà, un ingrediente molto comune nella cucina veneziana, ma che non è tipico di queste zone. Il suo arrivo in laguna è legato a una leggenda. Si racconta che nel 1431 l'esploratore veneziano Pietro Querini raggiunse il mare del nord a bordo della sua nave, la Gemma Quirina. Durante una tempesta però la barca naufragò e i superstiti si salvarono grazie alle scialuppe con le quali toccarono terra su uno scoglio delle isole Lofoten, un arcipelago oggi appartenente alla Norvegia, e quando accesero dei fuochi per riscaldarsi, i pescatori dell'isola di Rost li portarono in salvo sulla loro isola. La piccola comunità viveva in una dozzina di case con una grande libertà di costumi, fatto che colpì profondamente i veneziani. Dopo essersi rifocillati, riuscirono a tornare a Venezia e portarono con loro un regalo molto prezioso, il merluzzo essiccato, ingrediente principale di uno dei piatti più famosi di Venezia e del Veneto, il baccalà mantecato. La punta della Dogana, o punta della Salute, o punta da Mar, è una zona di Venezia, sottile punta triangolare di divisione tra il Canal Grande e il Canale della Giudecca, prospiciente il bacino di San Marco. La zona ospita importanti complessi architettonici, Basilica di Santa Maria della Salute, il complesso della Dogana da Mar e la principale stazione di rilevamento mareografico della Laguna di Venezia, da cui deriva il termine Zero Mareografico Punta Salute. L'edificio seicentesco è a pianta triangolare, costituito da 8 campate sviluppate su 2 piani ed è coronato da una torre sovrastata dalla palla d'oro, sfera in bronzo dorato sostenuta da 2 atlanti, a raffigurare il mondo su cui poggia la statua, detta Occasio. Tale statua rappresenta la fortuna, rotante a indicare la direzione del vento e, simbolicamente, la mutevolezza della fortuna stessa. Ai tempi della Repubblica di Venezia, il complesso, per la sua posizione centrale tra il bacino di San Marco e l'imbocco del Canal Grande e del Canale della Giudecca, veniva utilizzato come sede doganale per le merci e i beni oggetto del commercio navale. Secondo la leggenda, sotto punta della Dogana ci sarebbe un'ampia cavità nella quale vive un mostro. La creatura, una sorta di gigantesco serpente marino, è nota come mostro delle acque nere, dal colore dell'acqua della laguna nelle notti senza luna, durante le quali il mostro sembra uscire allo scoperto. Vero o no, pare che nel 1933 alcuni pescatori l'abbiano visto con i propri occhi. Da allora non se n'è più saputo niente.